Le imprese impossibili di Bob Messini. Sono sempre meno i giovani che fanno attività di volontariato, ma Bob Messini ha disperatamente bisogno di loro per un delirante progetto culturale. Decide così di andare a prenderli in prestito da una delle associazioni di volontariato accreditate in Emilia-Romagna. Industriale, governance, è tutto sotto Spagna. Chi è? Io chiedevo se avete dei volontari. Ma sì. Di cosa vi occupate, ecco? Ma di tante cose, diciamo, principalmente ambiente e vocazione civica, ecco, sono un po'... Perfetto, fate il caso mio. Adesso le spiego. Io sto organizzando un festival della peperonata e quindi quintali di peperoni, bisogna pulirli, bisogna sceglierli, verdi, gialli, e ho bisogno di, appunto, volontari che facciano questo. Andiamo a conoscere la forza lavoro? Sì, forza lavoro e non solo, cioè, adesso vediamo se la cosa poi gli può anche interessare. Eccoci qua, buongiorno ragazzi. Ho saputo dal vostro direttore che siete volontari, dico bene? Sì. Ecco, volontari e minorenni, no? No, 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 assolutamente. Ecco, cosa consiste? Io vengo qui a proporvi il più grande festival di peperonata europeo. Sono 100 quintali di peperoni da selezionare e pulire, quelli verdi, quelli gialli, quelli rossi, tagliare e fare il sugo. Chi meglio di voi, no? Dico bene, Cioè, per i peperoni? Sì, sì, ma anche per aderire all'iniziativa che coniuga l'ambiente e l'educazione civica. Nel fare questo ci conosciamo, e quindi dov'è l'educazione civica? È in quello. Ah, certo. Ecco, sì, voi siete tutte fidanzate oppure... Tu saresti adatta all'operazione Friggione allora? No. Tu ci saresti per... No, assolutamente. Va bene, vedo che siete indecise, però almeno per la prima fase, cioè la fase di scaricare il camion, ho qui sotto 10 tir che aspettano di essere scaricati, se poteste venire... No, senza far fatica, è una cosa... Non ci penso. No. Sono finiti i volontari oppure abbiamo qualche altro... Avremmo di là uno, però ragazzo, non so se può essere il ragazzo può essere molto interessante, perché... abbiamo bisogno proprio di forza lavoro. Lei che ha la barba, che è un uomo di spessore. E cosa c'entrano i peperoni? I peperoni sono biologici, rispetto alla natura. Ci rivedremo? Ma forse no, però insomma sono sicuro che... La speranza avrà successo, insomma, anche il festival. Verrà almeno assaggiare i peperoni? Ci provo, sì. È andata male. Però se volete fare del volontariato basta andare sul sito www.emiliaromagnasociale.it e lì ci sono tutte le associazioni di volontariato. Adesso che devo fare tutto da solo, i peperoni, i camion, quella volta, prendo un'iniziativa. È un'iniziativa realizzata grazie alla Regione Emilia-Romagna.